Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo appuntamento con Supercar. Ragazzi, questa sera sarà un video penso breve, perché sostanzialmente non ci sono troppe cose da fare questa sera, se non qualche ricompensa in quella, ma penso di no. Però comunque c'è stato un piccolo aggiornamento nello store che riguarda ovviamente una cosa che già avevo detto qualche settimana fa, ma che sicuramente tutti quanti si sono anche accorti durante il bonus login di questo mese, ovvero questo venerdì ragazzi ci sarà trasforma qualcosa di vecchio in qualcosa di nuovo. Allora, il fatto che il simbolino sta sul venerdì, e vabbè che di solito è sempre un evento riguarda la camera di fusione, ma penso che sia appunto proprio venerdì l'inizio di questa missione, che ci sarà forse una nuova camera di fusione che o comunque qualche tipo di evento che trasforma carte vecchie in qualcosa di nuovo. Non so se può essere considerato qualcosa di carte legacy, quindi non so se magari può o forse no riguardare questo, però vabbè, vedremo. Ad ogni modo ragazzi, nell'aggiornamento dice che ci sarà appunto l'avvento delle camere fusioni per WrestleMania 37. Come infatti accennato qua, abbiamo manutenzione domani, quindi domani mercoledì quando uscirà questo video, quindi ovviamente oggi ci sarà la manutenzione in corso per questo piccolo upgrade che riguarderà appunto la nuova camera di fusione WrestleMania 37. Ma ho visto che c'è anche una nuova future: carte di livello WrestleMania 37, WrestleMania 37 fusione e WrestleMania Backlash. Ci sarà una piccola novità: oltre 69 carte a tema PvP con wrestler Sasha Banks, Bianca Belair, Roman Reigns e altri, va bene. E poi vabbè, abbiamo le stesse eventi eccetera eccetera, però abbiamo un credo che potrebbe essere simile alle carte extreme che avevamo anche nella scorsa stagione, potrebbe anche essere, ma comunque ad ogni modo dopo domani vedremo, dopo l'aggiornamento, dopo la manutenzione in corso, che cosa succederà ragazzi. Altra novità ragazzi, comunque avremo il nostro primo Clash of Champions per WrestleMania 37. Proveremo a lottare finché duriamo ragazzi, finché ce la facciamo. Ok, il deck per questo tipo di evento, vediamo un attimo insieme. Voglio essere abbastanza preparato, voglio essere... Oh, avete un piccolo spoiler di una Sasha Banks. È perfetto, wow. Ho trovato qualcosina, Questo è il nuovo deck, Seth Rollins, Mr. T, Jimmy Uso, rinforzo 3, no, rinforzo 2, manca vabbè, l'ultimo slot. Poi abbiamo Big E, che questa sera porteremo a livello pro, quindi upgraderemo anche il nostro deck ulteriormente. Poi abbiamo lo stesso Sonya Deville e ovviamente Sasha Banks, che è andata nel deck principale. Comunque adesso andiamo a vedere questo Clash of Champions. Quale deck abbiamo? Royal Rumble 21 Plus, upgradabile, yes. Oh raga, una cosa mi sono scordato di dirvi anche nello scorso episodio: guardate i nuovi supporti che abbiamo. Paul Heyman, Arringa, WrestleMania 37, forza e resistenza. E poi abbiamo anche manager Robert Stone, velocità e carisma. Abbiamo i top del supporto, abbiamo tutti e quattro, è proprio il sogno. Non succedeva tipo da 2 anni, perché l'ultima volta è successo una cosa del genere addirittura un WrestleMania 35, quindi wow. E quindi raga, abbiamo i supporti massimi su tutti e quattro le statistiche, sono fiero, sono contentissimo, sono davvero è fantastico ragazzi, it's awesome. Comunque a questo punto andiamo a ritirare anche il secondo Big E, che è qua da farmare, che vabbè, ho detto voglio farlo in video insieme a voi, almeno facciamo qualcosa, porto contenuto visto che c'è poco da fare adesso. Poi ultimamente ho portato anche meno video perché sto dietro anche un altro progetto, e poi tra l'altro ragazzi, quello che vedete qua dietro tra poco scomparirà tutto, perché sto dietro alla nuova casa, quindi fra spero forse un paio di mesi, 3 al massimo, di cambiare tutto quanto. Quindi ragazzi, troverete completamente differente tutto quanto lo sfondo dietro di me, cambieremo tutto quanto, andremo alla nuova casa ragazzi, cambieremo ogni cosa ragazzi. Comunque abbiamo preso Big E, abbiamo preso questa fantastica carta ottenuta dallo scorso Giant Unleashed, quindi andiamo direttamente. L'ho allenato, sapete, non me lo ricordo, sì, 100 su 100. Il primo spero che sia... Ok, tutte e due sono al massimo, quindi raga, è arrivato il momento di portarlo a livello pro. Bam! Altra. Ho fatto obiettivo, rendi la carta pro, perfetto. E abbiamo la nostra... Ci ho già portato a livello per essere 27 plus, senza neanche upgradare. No, non voglio credere. E Big E, signori, è la nostra prima carta WrestleMania 37 Pro. Eh sì, signori, la nostra prima carta WrestleMania 37. Forte, forte, forte. Andrà
in prima linea il nostro grandissimo Biggie, in prima linea. Andiamo ad allenarlo prima ovviamente, diamogli tre carte, perché no, dovrebbe bastare. 105, sto parlando male. 105 su 105 ragazzi, 6 milioni e 3 di media. Andiamo a metterlo nel performance center, nel, che cavolo, nello slot impeto. E mi sa che a questo punto il nostro amico Mr. T, bye bye, per una carta maggiore. 6 milioni e 6 di media. È incredibile ragazzi, è bellissimo. Siamo saliti di un livello, siamo... ci vorrà ancora un bel po', Però abbiamo la ricompensa nel ladder, questa la prendiamo subito, dovrebbe essere qualche ricompensa. 15 carte in draft board. Andiamo anche in draft board per prenderci ovviamente anche una carta da draft board esclusiva stasera, quindi... Quindi beh, che dire. Siamo a cavallo con tutto. Tra l'altro abbiamo anche qui nel super negozio le nuove ricompense. 22.500 super gettoni per prenderci le carte WrestleMania 37 Backlash. Ripley, cioè il design è bellissimo. Bellissimo. Poi abbiamo Rey Mysterio, wow. No, addirittura con un design molto classico. Cioè addirittura è il design quello di leggendaria stagione 1. Sembra quasi il design leggendaria stagione 1, sembra. E poi abbiamo anche Dominic Mysterio. Ragazzuoli, ottime carte, ottime carte. Potremmo addirittura tentare una singola con 12.000. Voi che dite, raga? Voi che dite? Ok, Crysis, stai a fare una stronzata, perché probabilmente fra neanche un mese arriverà un nuovo tier. Sono d'accordo, potrebbe anche essere. Non mi ricordo l'anno scorso quando arrivò il tier elementale, ma credo fosse stato fine giugno, inizio luglio. Quindi più o meno le tempistiche sono quelle. Ma noi ce ne frega proprio nulla. Noi stasera andiamo a prendere questa ricompensa. 12.000 super gettoni, ragazzi. A caso. Vediamo se il buon Crysis, il suo gran sederone, anche questa sera riusciremo a fare qualche cosa, oppure avremo sprecato 12.000 super gettoni presi e buttati nel cesso così proprio. 3, 2, 1. Bam! Kevin Owen. Ok, singola. Altra, che fortuna. Che fortuna. Cosa vuol dire che fortuna? Perché del mio livello mi dice che fortuna, una stronzata. Vabbè, ti blocco Kevin, non c'è problema, io ti prendo. Ti allenerò sicuramente, perché mi farai buon uso negli altri deck sicuramente. Ma a questo punto vediamo un attimo, prima di andare in draft board esclusiva, quali sono anche le nostre carte per WrestleMania 37, perché cominciamo ad avere, ecco, abbiamo un ladder, abbiamo anche una Universal Championship che ci serviranno come tributo per carte per WrestleMania 37 fusione, signori. Insomma, abbiamo anche addirittura anche una manager Lana che ci dà forza e carisma. Io comunque la terrei, non si sa mai, anche se al momento potrei anche addirittura darla in tributo, visto che abbiamo comunque quattro manager, cioè i due manager con le quattro statistiche, però vabbè. Kevin Owen è singolo, ok, sono d'accordo. Non ho ricordanza ci sia stato già in un evento, quindi c'è speranza di trovarlo magari in un prossimo. Comunque vabbè ragazzi, a questo punto andiamo in draft board con un nuovo semilivello, quindi chissà, potrebbe accadere, non si sa mai. Però diciamo sì, Sasha Banks l'ho trovato come ultimo reset, quindi non dico che sia recente, ma neanche troppo vecchio, perché l'ho trovato praticamente settimana scorsa. Sembra uno o due giorni dopo ho portato il video, quindi diciamo che è abbastanza recente. E avendoci giocato il giusto questa settimana, veramente poco, giocato veramente poco anche la Auto Glory, sono arrivato tipo alla terza carta, giusto perché ho potuto fare qualche cosa, ma l'ho giocata giusto per sport. Ragazzi, andiamo a prenderci tutte le carte, mettiamole tutte quante nella polvere e creiamoci direttamente uno slot per la draft board esclusiva, e spero che da lì davvero di scappare tantissimo. Dai, a tra poco. E non ho trovato nessuna carta importante, quindi diamo tutto quanto in tributo e ci vediamo tra poco nella draft board esclusiva, quella bella ragazzi. 1, 2, 3, ci si arriva soltanto 100 punti, noi abbiamo dati ben 1500, quindi sti cazzi. Vediamo se ne varrà la pena. E via così. Tra l'altro vorrei provare un giorno a
accumulare un sacco di carte per vedere se riesco a fare tipo 12.000 punti, prendermi tipo due ricompense insieme, più magari anche quella della classifica settimana settimana, mi danno un'altra estrazione, facciamo tre estrazioni in un giorno, wow! Signori, dall'ultima volta non ho pullato nient'altro, quindi questa è proprio quella successiva al video scorso. Siamo ancora qua, andiamo... Wow, una di queste 14 carte potrebbe essere una carta importante. Potrebbe essere una carta importante anche di livello Royal Rumble 21, non mi lamento, eh. Se è una donna, Royal Rumble 21, magari posso portare a livello pro, bene. Altrimenti, beh... un pensiero comunque ce lo faccio lo stesso. Signori, andiamo al 20 a caso e andiamo sulla ultima bassa a destra. La mia, è la mia carta questa, vai! Oddio! È la mia carta, ragazzi, è la mia carta, è la mia carta. In fondo a destra, ragazzi, in fondo a destra troverete sempre seriamente qualche cosa. Tony Storm, WrestleMania 37. E Tony Storm, purtroppo, anche lei è singola, ma comunque una donna. Stiamo trovando tutte donne, ragazzi. Stiamo trovando tutte donne. Ultimo Resident Draft Board è stato Sasha. La volta scorsa dalla Draft Board esclusiva lei, e questa volta lei. Quindi, ragazzi, siamo completamente a posto per quanto riguarda le donne. Ci manca soltanto la pro da fare a questo punto. La pro di Sasha la vorrei tantissimo. Ragazzi, penso che possiamo chiudere qua questo video, perché comunque la possiamo chiudere in bellezza. Domani non so se ci sarà Wild Wednesday, perché comunque c'è la manutenzione in corso, e spero di sì. Spero di sì, così lo voglio fare, magari facciamoci un video e vediamo se riusciremo a prenderci qualcosa di bello pure là. E ad ogni modo, vabbè, altrimenti aspettiamo Clash of Champions e facciamoci un video là. Per il momento direi che comunque è tutto. Aspettiamoci anche la camera di fusione, che arriverà domani dopo l'aggiornamento, e staremo a vedere anche quali saranno queste nuove carte, 60 carte di WrestleMania Backlash. Non so se sarà tipo un nuovo tier, ma comunque è sempre una specie di semilivello tra quello, tra questo invece e quello nuovo. Quindi boh, vedremo se sarà totalmente free to play oppure sarà qualcosa seriamente da shoppare. Ma sicuramente sono carte che penso per la maggior parte possano essere shoppate, o comunque tramite qualche evento shoppabile. Vedremo, comunque, vabbè, non voglio mettere le mani avanti, ma vabbè. Ragazzoli, per questo video direi che possa essere tutto. Abbiamo preso stasera due WrestleMania, una shoppata con i super gettoni, che purtroppo, vabbè, potevamo sinceramente forse anche tenerci, ma non era nulla. E poi abbiamo preso anche di nuovo, ragazzi, a pescare qualcosa in basso a destra, sempre. Basso a destra, praticamente il mondo. E niente, ragazzi, noi ci vediamo ammazzati in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.